La democrazia non consente molta dolcezza di vivere, la consentono invece gli assolutismi, le dittature, le oligarchie. Il 20 novembre del 1989 Sciascia ci lasciava. Ed è un vuoto che ancora continua a esserci, perché diciamo Sciascia interveniva costantemente sulla società italiana, non solo sulla politica, sulla società italiana. Il numero dei delitti che restano impuniti nella realtà è alto, non perché sia basso l'intelletto degli investigatori, ma perché gli elementi che un delitto offre sono insufficienti, ambigui e difficilmente interpretabili, soprattutto quando un delitto è commesso o organizzato da una persona o da un gruppo di persone che ha come massimo obiettivo quello di fare dell'impunità un sistema di vita. Hai ragione. Sembra un padre di famiglia. A moglie e figli, scommetto. Tanto meglio se ha una famiglia numerosa. Così si fa soltanto gli affari suoi. Sempre carabiniere. Come Bellodi. Bellodi era un uomo. Qui stava a fare un quacquaraquà. 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 Quacquaraquà.